a pagina 44 ci sono le cifre significative che non vanno confuse con le cifre decimali. Per esempio, il numero 136 non ha cifre decimali dopo la virgola, però ha tre cifre significative. Il libro definisce le cifre significative di una misura come quelle certe e la prima cifra incerta. Infatti, se la misura è 136 più o meno 2 metri, il 6 è una cifra incerta perché può oscillare di più o meno 2, quindi tra 4 e 8. Invece le prime due cifre, 1 e 3, sono cifre certe. In quest'altro esempio, la massa di un'automobile, le cifre significative sono 4. Se poi aggiungessimo anche virgola 0, dal punto di vista della fisica, le cifre significative sarebbero 5, perché non è la stessa cosa scrivere questo numero oppure quest'altro. Infatti, 1148,0 è più preciso di 1148. Infatti, quando non si scrive espressamente l'incertezza di misura, si assume implicitamente che l'ultima cifra scritta possa variare di più o meno 1. Quindi questa misura vuol dire 1148 più o meno 1. Quest'altra invece vuol dire 1148,0 più o meno 0,1. Quindi la cifra, gli zeri dopo la virgola, sono significativi perché danno una maggiore precisione alla misura che è stata scritta. La cifra 0, quando è alla fine del numero, è significativa. L'abbiamo visto qua, ma c'è anche quest'altro esempio, 32,0, ha tre cifre significative. Quindi in fisica non è la stessa cosa scrivere 32,0 oppure 32, perché il numero 32 è una misura 10 volte meno precisa di 32,0. Invece, gli zeri che stanno prima della virgola, cioè all'inizio del numero, in questo caso tutti e due questi zeri, quindi 0,0, questi zeri non sono significativi, perché possono essere fatti sparire scrivendo il numero in formato scientifico oppure cambiando l'unità di misura. Per esempio, 0,032 metri corrisponde a 32 mm. Quindi cambiando l'unità di misura da metri a millimetri, questi due zeri sono spariti. Qui sono riportati degli esempi: 13 ha due cifre significative, 21,3, tutte e tre le cifre sono significative, anche se le cifre decimali è soltanto una. 21,30 ha quattro cifre significative perché gli zeri dopo la virgola sono comunque significativi. Lo stesso 4720, 0,3 invece ha una sola cifra significativa perché gli zeri prima del numero non sono significativi, e anche 0,03 ha una sola cifra significativa perché gli zeri prima del 3 non sono significativi. 400,32 ha 5 cifre significative e questo sta a significare che la misura è molto precisa.